Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete che bello questo titolo? Quel che resta della vita. E mi sono rifatto all'opera intitolata Quel che resta del giorno, dello scrittore giapponese, inglese, anglo-nipponico Kazuo Ishiguro. L'opera è stata scritta nel 1989 in lingua inglese e poi è stata tradotta in lingua italiana ed è appunto intitolata Quel che resta del giorno, Quel che resta del giorno. E questo titolo è rimasto impresso nella mia mente. Sono titoli incancellabili, Quel che resta del giorno. E mi ricorda un po' titoli incancellabili come Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare o titoli analoghi. Beh, l'opera di questo scrittore anglo-nipponico, ripeto, Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno, narra di un certo signore che a una certa età si ritira e pensa al suo passato. E così anch'io, arrivato ad una certa età, perché ho appena compiuto 73 anni, a 73 anni si può dire di uno che ha una certa età, non è un'età avanzatissima, però è già una certa età, e mi trovo a pensare al mio passato, per cui il titolo del video è Quel che resta della vita. Allora, che cosa ti resta? Alla fine della vita o verso la fine della vita, che ti resta? Ti restano i ricordi. Se voi andate a leggere l'opera di Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, il pendolo di Foucault, come tutte le opere, come tutti i romanzi storici di Umberto Eco, è un'opera piuttosto voluminosa, però vedete che la sostanza e di questo romanzo, Il pendolo di Foucault, la trovate nelle ultimissime righe, dove il protagonista pensa alla sua infanzia, pensa alla sua infanzia, e c'è tanta malinconia nella parte finalissima del romanzo storico di Umberto Eco, Il pendolo di Foucault, e pensi al tuo passato. In fin dei conti, non soltanto l'io, non è che la raccolta dei ricordi personali. E poi, quando sei ad una certa età, che non progetti più il futuro, ti trovi a vedertela con il tuo passato. E per cui quel che resta della vita è il ricordo di quello che hai fatto nel passato, se hai agito bene o se hai agito male, se sei stato capace di agire bene o se invece sei stato capace di agire anche male, anche involontariamente. È un po' un resoconto, quel che resta della vita è un resoconto di quello che è stato fatto nel passato. Anche le civiltà arrivano ad una resa dei conti, come gli individui che arrivano ad una resa dei conti finali con il loro passato, è così anche le civiltà, cari amici, anche le civiltà arrivano ad una resa dei conti finali. Per esempio, la civiltà occidentale, io ritengo sia arrivata alla resa dei conti finali, l'ho detto. Per esempio nel video intitolato Occidente de fou e anche nel video L'eresia capitalistica. Ma se un individuo ed una civiltà arrivati ad una certa età e pensano inevitabilmente al passato, perché il futuro non lo programmi più, pensi al passato. E il passato dell'individuo è la propria nascita, e il passato della civiltà umana è quando nacque la civiltà umana, quando nacque l'umanità. E
È per questo motivo che io solo in tarda età, mi pare verso i 70 anni, mi sono posto il problema di come l'umanità sia passata dal matriarcato al patriarcato. E il professor Carlo Simi, che è stato per tanti decenni titolare della cattedra di storia della filosofia o di filosofia teoretica, non ricordo bene, all'Università degli Studi di Milano, e guarda caso, nel suo ultimo anno di insegnamento, fece un corso, il suo ultimo anno di insegnamento all'Università Statale di Milano, il professor Carlo Simi, fece un corso di studi sul matriarcato, guarda un po', e io gli dedicai il mio video intitolato Carlo Simi e il matriarcato, è un video di 4 o 5 anni fa, Carlo Simi e il matriarcato. E che cosa diceva Carlo Simi? Diceva che la storia della filosofia si è conclusa, ormai la filosofia ha detto tutto quello che doveva dire, la filosofia è arrivata alla senilità, e quando sei arrivato alla senilità, che tu sia un singolo individuo o che tu sia una civiltà, devi volgere lo sguardo al passato. Come l'individuo vive dei ricordi del passato, così anche la civiltà, una civiltà giunta ad una certa età che io ho descritto nel video, l'eresia capitalistica, anche una civiltà deve tornare indietro al suo passato. Ma a quale passato? Diceva Carlo Simi. Al passato patriarcale non basta, devi tornare al passato che precede il passato patriarcale, che è il passato matriarcale. Cioè, lo scopo della filosofia nella società in fase di senilità è quello di capire che cosa è avvenuto nel passato e come mai il pensiero umano ha adottato certe categorie concettuali anziché adottarne delle altre. È un compito immane. Io quasi involontariamente questo compito me lo sono assunto scrivendo il romanzo storico-mitologico La stirpe del serpente, dove cerco di capire quale fosse l'assetto sociale del matriarcale e quali fossero le categorie concettuali del pensiero matriarcale. L'opera, ripeto, l'ho scritta in tarda età, non potevo scriverla da giovane e neanche a mezza età. E La stirpe del serpente, il romanzo storico-mitologico La stirpe del serpente, è uscito nel 2008. Io mi misi a studiare verso il 2003, verso il 2004, ho dedicato 4-5 anni per documentarmi per bene, per scrivere questa opera storico-mitologica. E ero già in pensione, sono andato in pensione nel 2003, a 63 anni, e conclusasi la mia vita, diciamo così, attiva nel mondo lavorativo, ho incominciato a pensare al passato. Come ora sto pensando al mio passato individuale, e 8-10 anni fa incominciai a pensare al passato sociale, e andando a ritroso, sono andato sino alle origini del patriarcato, e poi ancora più a ritroso sono andato alle origini del matriarcato. E come dice Carlo Simi, oggi il compito della filosofia è terminato nel senso che non deve più andare avanti, perché non c'è più niente da dire di nuovo. La filosofia, la vera filosofia, oggi non deve far altro che rivolgersi al passato, ma al passato remoto, al passato preistorico, per capire, ripeto, come si sono formate
quelle categorie concettuali che poi hanno portato allo sviluppo del matriarcato, al passaggio dal matriarcato al patriarcato e alla situazione dell'umanità nei nostri tempi. Questi nostri tempi sono caratterizzati, voi lo vedete bene, dalla grande crisi dell'Occidente, dal sorgere del grande apparato industriale orientale, dal disastro ecologico. Ecco, come l'individuo si rivolge alla propria infanzia, così il pensiero filosofico di una società nella sua fase di senilità deve rivolgersi al suo passato, al lontano passato, che è un passato lontanissimo, cari amici. Ecco, quel che resta della vita, in sintonia con quell'opera meravigliosa che è il romanzo Quel che resta del giorno. D'accordo, cari amici? E non ci resta che pensare al passato, si vive di ricordi e ti pone il problema se hai agito bene o se hai agito male. E così ci poniamo il problema a livello sociale, a livello filosofico, a dando ritroso, se la società, se l'umanità ha sviluppato le categorie concettuali giuste, o invece, per disgrazia, magari ha sviluppato le categorie concettuali sbagliate. Ok, cari amici, questo mio video è un dono che io faccio all'autore nipponico, anglo-nipponico, di quel romanzo dal titolo indimenticabile che è Quel che resta del giorno. Io il video l'ho nominato Quel che resta della vita. Grazie, cari amici, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.